Questa è la pagina iniziale del corso che è stato tenuto nel 2009, a cui hanno partecipato i dottorandi di Learning dell'Università Politecnica delle Marche. Il corso è stato tenuto dalla professoressa Patrizia Ghislandi dell'Università di Trento in qualità di docente, dalla dottoressa Carla Falsetti dell'Università Politecnica delle Marche in qualità di tutor. Questa esperienza ha mirato alla costruzione e alla gestione di una CDP distribuita su Moodle in Blended Learning su 6 settimane e 150 ore di lavoro. Gli obiettivi percepiti dagli studenti sono stati il riconoscimento dell'importanza del cooperative learning nello sviluppo della professionalità dei singoli partecipanti attraverso la sperimentazione delle dinamiche di una comunità di pratica, l'attivazione della partecipazione degli studenti nel teamwork, l'acquisizione di nuovi strumenti di apprendimento per la scrittura cooperativa, la stimolazione dell'aiuto tra pari, lo scaffolding, le dinamiche della comunicazione online e i principi dell'e-tutoring. I tasks assegnati e la calendarizzazione delle attività hanno scandito il percorso metacognitivo e la metodologia proposta dalla docente e dall'e-tutor è stata tratta da attivismo, costruttivismo e socio-costruttivismo e dalla pedagogia dell'e-learning. L'ambiente implementato nel Moodle di Ateneo è consistito in un corso organizzato nel formato per argomenti e articolato in 5 sezioni. È presente una sezione introduttiva generalità in cui sono stati raccolti materiali didattici che descrivono la struttura e l'organizzazione del corso, quindi un syllabus dettagliato, una cartella con le consegne settimanali, documenti che illustrano le caratteristiche dei ruoli e la composizione dei gruppi, un forum news rinominato Bacheca che è stato utilizzato dalla docente per le comunicazioni generali riguardanti l'organizzazione del corso, quindi solo la docente aveva l'accesso per le comunicazioni generali, per introdurre argomenti di discussione. E in questa stessa sezione introduttiva, appunto, è stato inserito lo strumento scelta utilizzato all'inizio del corso per la composizione dei gruppi in modalità gruppi visibili. La seconda sezione, contenuti, contiene un forum docente, un forum studenti e un forum tutor. Il forum docente è stato utilizzato per inviare richieste di chiarimento sui task settimanali. Il forum studenti è stato poco utilizzato perché i partecipanti hanno spesso preferito comunicazione sincrona in VoIP e il forum tutor è stato utilizzato in particolare nella fase iniziale delle attività per chiedere chiarimenti sugli strumenti da utilizzare. La terza sezione dell'ambiente di lavoro è gruppi. Che è lo spazio di lavoro cuore dell'attività. Contiene sempre in modalità gruppi separati il forum riflessioni, attraverso cui i gruppi di partecipanti hanno organizzato le attività settimanali. E questa terza sezione contiene anche il forum commenti docente, dove settimanalmente e alternativamente docente e tutor hanno inviato commenti all'elaborato prodotto dai gruppi. Inoltre è presente un link alla piattaforma Wiki, in cui è stato elaborato il lavoro settimanale dei gruppi. La piattaforma Wiki è stata preferita al Wiki presente in Moodle perché questo link esterno permette di integrare tramite RSS le URL che gli studenti hanno raccolto settimanalmente su Delicious, che è l'altro strumento integrato nell'ambiente di apprendimento. La quarta sezione è chiamata Ruoli e contiene gli strumenti scelta, anche qui in modalità gruppi separati. Settimanalmente gli studenti hanno scelto il ruolo da ricoprire all'interno del gruppo a rotazione fra 3 ruoli previsti. Il primo, presidente moderatore, il secondo, editore, il terzo, cercatore, spione, redattore. Ruolo di particolare rilevanza per quanto riguarda la parte dello spione, perché ha permesso di creare un po' di movimentare un po' e creare competitività tra i gruppi. Infine, la quinta sezione, diari, anche questa in modalità gruppi separati,
ogni studente settimanalmente ha riportato all'interno una sintetica descrizione dell'attività svolta, dando spazio anche a riflessioni metacognitive sul proprio percorso di apprendimento. La docente e gli tutor, parallelamente attraverso questo strumento, hanno avuto la possibilità di instaurare un filo diretto con gli studenti, di monitorare il clima di gruppo. Quali sono stati i punti di forza e i risultati ottenuti con questo corso? Tanto per cominciare, punti di forza sono stati la chiarezza, la puntualità pedagogica e la calendarizzazione dal punto di vista degli studenti, che hanno sviluppato senso di responsabilità verso il proprio gruppo, impegno e coinvolgimento con conseguente affiatamento all'interno del team. Altro punto di forza percepito dagli studenti è stata la rotazione dei ruoli, che ha favorito leadership distribuita, sviluppo dell'empatia e miglioramento di conoscenze e competenze, ha rinforzato e rimediato le relazioni tra i membri. Inoltre, tacitamente ognuno ha assunto il proprio ruolo con la flessibilità necessaria per permettere alle personalità e ai backgrounds dei singoli di convergere agevolmente nell'identità di gruppo. Da Moodle a Sludo, un modello applicativo, abbiamo pensato di progettare l'integrazione della piattaforma Moodle con strumenti di realtà virtuali, quali quelli messi a disposizione da Sludo, per potenziare l'ambiente e offrire nuovi scenari applicativi, perché comunque secondo noi veramente l'integrazione arricchisce il percorso metacognitivo degli studenti attraverso una nuova percezione di sé e dell'interazione con gli altri e con l'ambiente. In questa slide vediamo uno schema riassuntivo tratto da una presentazione di Daniel Livingstone della Paisley University, schema riassuntivo di come l'integrazione fra Second Life e Moodle dia luogo a Sludo. Quindi troviamo in Second Life ambiente virtuale, avatar, costruzione in 3D, interattività, immersività, aspetti virtuali, elementi manipolativi virtuali. In Moodle troviamo lezioni strutturate, thread di discussione, uno spazio per la consegna dei task, e dei quiz di autovalutazione, un registro e vari tipi di documenti. In Sludo troviamo l'insieme di tutto questo. Quindi blocchi di Moodle che diventano oggetti in 3D in Second Life. Le caratteristiche di Sludo nel nostro modello, quindi a partire da questa slide e nelle prossime due, analizziamo gli strumenti di Sludo che abbiamo scelto di integrare nel nostro modello. E in particolare sono Registration Booth, Web Intercom, Quiz Chair, Balloon Quiz, Choice Tools, Toolbar e Present.